Buonasera a tutti voi, bentrovati all'appuntamento con il telegiornale di Telefriuli. Prende il via domani una nuova fase nella gestione dell'emergenza Covid-19, una nuova fase regolata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di lunga gestazione che la scorsa notte è stato oggetto dell'ennesimo confronto Stato-Regioni, con le seconde a chiedere e ottenere quantomeno che le linee guida da loro elaborate fossero allegate al testo. La fase che prende il via domani sarà in Friuli Venezia Giulia regolata da un'ordinanza del governatore Fedriga, per la quale è basata sulla bozza del DPCM. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, si riapriranno non solamente le attività commerciali ancora chiuse, ma anche palestre e piscine che in altre regioni, secondo il decreto del governo, dovranno attendere ancora una settimana. Non sarà più necessaria l'autocertificazione per muoversi all'interno dei confini regionali, in sostanza si potrà andare ovunque sempre rispettando il distanziamento e l'obbligo di indossare la mascherina sia al chiuso che all'aperto quando in presenza di altre persone. La distanza sarà di un metro e salirà a due durante lo svolgimento di attività fisica. Riprenderà anche il turismo interno. Gli spostamenti tra le regioni invece rimangono vietati fino al 2 giugno prossimo, salvo specifici casi. E dunque a poche ore dell'apertura delle attività commerciali si respira tanta emozione ovviamente tra i negozianti che potranno riabbracciare i clienti dopo due mesi di attesa. Siamo andati con Alexis Sabot in centro a Udine a vedere proprio qual è l'atmosfera della vigilia. Finalmente è arrivato il giorno della riapertura, vi aspetto per appuntamento come sempre. E infatti Flavia, la parrucchiera di OSS Capelli, è pronta. Siamo alla vigilia. Come si vive questa vigilia? Guarda, oggi sono venuta qua per gli ultimi attimi di pulizia, per cui sono pronta per domani mattina per ripartire. Da che ora? Domani mattina aprirò alle 6 del mattino, solamente per il 18 maggio, e chiuderò alle 9 di sera. Questa settimana qua aprirò tutte le altre mattine alle 7, fino alle 9 di sera. Fino alle 21. È cambiato un po' il tuo salone, vediamo qui plexiglass, sì. Diversi igienizzanti. Sì, scelto di far entrare solamente due clienti, per cui la terza sedia non serviva, e proprio per continuare a lavorare in maniera serena ho scelto di toglierla. Non vedo l'ora che sia davvero domani. Abbiamo raggiunto l'atelier Zucker di Udine, guardate che splendidi abiti da sposa. Francesca è pronta per domani, l'apertura? Pronta, assolutamente contentissima, anche perché lo aspettavano anche tante mie spose. Infatti io apro già domani, che è lunedì, perché ho una sposa che aveva preso appuntamento a marzo e appena ha saputo che finalmente ci si può rimettere in gioco e riaprire le attività, ha assolutamente preso l'appuntamento e ne sono felicissima. Lavorerò ancora come sempre su appuntamento, il negozio comunque è pronto, è già stato igienizzato, noi l'abbiamo tra l'altro sanificato già da tempo. Anche il negozio Anni M è pronta ad aprire i battenti. Alessia oggi ha sistemato un po' il negozio, domani a che ora aprirai? Alle 9 e un quarto, fino alle 12.30 e poi il pomeriggio 15.30-19.30. Come entreranno i tuoi clienti qui da domani? Entreranno chiaramente mantenendo le distanze, la prima cosa da fare è igienizzarsi le mani, noi forniamo sia un gel igienizzante sia i guanti monouso. Chiaramente bisogna mantenere le distanze di sicurezza, terremo areggiato comunque l'ambiente. Oggi abbiamo ultimato la sanificazione del locale, è stata fatta ripetute volte con dei prodotti specifici. E sono 707 le persone attualmente positive al Covid-19 in regione, 30 in meno rispetto alla giornata di ieri, rimangono 3 i pazienti in terapia intensiva, 80 quelli ricoverati in altri reparti, non si registrano nuovi decessi, lo ha comunicato oggi il vice governatore con delega alla salute e protezione civile Riccardi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.191, 8 più di ieri, totalmente guariti invece ammontano a 2.165, 38 più di ieri. E dopo un mese senza aggiornamenti, nelle ultime due settimane 5 nuovi casi di contagio si sono registrati a Staranzano e il sindaco ha scritto una lettera alla cittadinanza.
Altri due casi di contagio da Covid-19 segnalati a Staranzano. A dare oggi l'aggiornamento attraverso una lettera aperta indirizzata ai cittadini è stato il sindaco Riccardo Marchesan. A distanza di una settimana dall'ultimo aggiornamento, scrive infatti, mi viene segnalata la presenza di ulteriori due persone positive nel contempo della guarigione di una. Se inizialmente per circa un mese non ci sono state variazioni, ora nelle ultime due settimane in totale si registrano 5 nuovi casi che, come gli altri, non sono stati originati da un focolaio interno alla cittadina. Il 5 marzo scorso a Staranzano era risultato positivo un dipendente comunale risiedente però in altra località, caso subito seguito e isolato. In totale da allora sono 8 i casi accertati dall'inizio dell'emergenza sanitaria, dei quali 4 completamente guariti e 4 attualmente in quarantena. Questo incremento di casi ci fa capire, se ce ne fosse ancora bisogno, che non è giunto il tempo di abbassare la guardia, ma quello di mantenere alta l'attenzione. La fase 2, continua Marchesan, è particolarmente delicata e tutto dipenderà dal comportamento dei singoli e dal rispetto delle regole. In tema di rispetto delle regole continuano i controlli delle forze dell'ordine. 2161 le persone controllate in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, 37 quelle sanzionate per mancata osservanza delle disposizioni in materia di contenimento del coronavirus, 9 quelle denunciate per altri reati, 885 le attività e esercizi commerciali controllati, risultati tutti in regola, nessuna sanzione è stata comminata. E le restrizioni imposte al coronavirus si sono fatte sentire tra i commercianti. Siamo andati in questo caso a Grado, tra delusione e voglia di ripartire, bisogno di crederci. Noi siamo giovani, abbiamo preso il bar in gestione da un anno, ecco già passato l'acqua alta, adesso questa cosa qua. Speriamo di tornare più forti di prima. Le aspettative sono magre perché purtroppo vediamo pochissimi turisti, si parla del 3 di giugno per le aperture delle frontiere, però non si sa né quanti, né come, né perché. Certi si pensa andranno giù anche in Croazia e in Slovenia e non sappiamo nulla, è quello il discorso. Non riesco neanche a ponderare l'affitto sostanzialmente in questo posto dove sono, poco niente, però si tenta insomma. Si tenta con i fine settimana perché qua bene o male il weekend c'è sempre molta gente che scende, lo scorso è stato buono, adesso attendiamo oggi, sembra che il tempo non ci giovi, vedremo insomma. Abbiamo aperto a metà aprile, all'inizio magari la gente era un po' titubante, un po' di paura c'era di sicuro, però tutto sommato bene, contenti. E se avete ripreso il viale vi rendete conto un sabato che veniva la folla a Grado, austriaci, tedeschi, italiani, tutti. La giornata è anche una giornata piacevole, non possiamo dire che è una brutta giornata. E la realtà è questa, tutta la gente ha paura, e i caffè si prendevano in fila questi giorni, caffettino fuori dalla porta, e fortuna che c'era. Senta, a livello di invece gestione degli affari? Allora, le dirò che mi sono stupita anch'io. Io ho tantissime richieste di compravendite, quindi la gente, anche questa mattina eravamo a mostrare degli appartamenti, le persone sono molto interessate all'acquisto e stiamo vendendo, quindi non mi posso lamentare sotto il profilo degli affari. In montagna le basi per una ripartenza ci sono e non solo paesaggistiche, ne è convinto il sindaco di Trepoli Gosulo, Luigi Cortolezzis. Nel mio comune la situazione rientra un po' nella media un po' dei piccoli comuni montani. Non abbiamo avuto dei casi di positività, sono stati affrontati, sono stati portati avanti con estrema attenzione e accortezza. C'è la preoccupazione delle case di riposo, ma diciamo che nelle piccole comunità il segno di appartenenza, il segno di affettivo, di vicinanza è forse ben affrontato appunto nello spirito dei numeri, oltre che nella preoccupazione dell'emergenza. Si può e si deve essere ottimisti per la montagna e per la ripresa. Ci sono delle risorse che non sono solo quelle ambientali, ma sono quelle di una tradizione, di una storia che si porta dietro un retaggio di conoscenze e di esperienze che sicuramente potranno far sì che, dicevamo prima, da questi momenti di difficoltà ci si può risollevare, alzare anche la qualità della vita. L'asticella dello star bene significa anche affrontare con serenità e con un altro passo
quello che è una quotidianità che oggi può sembrare spenta, ma che può tornare ad essere luminosa e importante nel prossimo futuro. E c'è un settore sul quale l'emergenza coronavirus ha avuto degli effetti contrastanti, ambivalenti, quello dell'ortofloricoltura. Da un lato inizialmente tanta produzione gettata e poi un boom di vendite. Dall'iniziale chiusura un boom di vendite, un caso particolare in questa emergenza coronavirus è stato rappresentato dalle ortofloriculture. Code in negozio sì, ma anche tanto prodotto da buttare nella prima produzione. La Tonali di San Giorgio di Nogaro ci spiega come sono andate le cose. Siamo un'azienda a conduzione familiare, produciamo frutta, verdura, piante da orto e fiori ornamentali di qualsiasi tipo. Quest'anno il nostro lavoro è stato particolarmente condizionato dalla situazione che ha colpito il nostro paese. Questo perché? Perché in agricoltura il lavoro viene suddiviso a fasi, soprattutto per quanto riguarda le piante da orto, perché avere praticamente una produzione, una raccolta del prodotto finale, non tutta in un unico momento, ma suddivisa nell'arco di tutta la stagione. Questo virus ha causato quindi un panico iniziale tra la gente perché si è ritrovata spaesata a dover stare a casa, non potersi muovere e non poter venire a comprare da noi il prodotto, anche perché comunque a noi floricoltori era stata vietata la vendita. Quindi noi produttori praticamente ci siamo ritrovati col prodotto finito, pronto per la vendita, da buttare. Successivamente, poi, quando è stata sbloccata la vendita, siamo passati alla seconda e alla terza fase, dove ci sono state numerosissime richieste di prodotto, anche se era piccolo. E nonostante questo, la gente si è dedicata alla realizzazione degli orti e dei giardini e quindi c'è stato un incremento di vendita, ma non bisogna sottovalutare il fatto che la prima fase, quindi la prima produzione, è stata praticamente invenduta. E siamo alla cronaca con un giovane che è stato arrestato per lesioni aggravate a Rovereto in Piano dopo la caduta dal balcone di un suo coetaneo. Queste altre notizie nella cronaca in pillole. Un ragazzo di 24 anni, cittadino statunitense, è stato arrestato questa mattina per l'ipotesi di reato di lesioni personali aggravate da futili motivi. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sacile, intervenuti sul posto insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Pordenone. Quello che è accaduto fa riferimento a una caduta da una finestra di una palazzina al primo piano di via Carducci a Rovereto in Piano, caduta che ha richiesto l'intervento dell'elicottero sanitario assieme alle ambulanze. Il giovane, caduto dalla finestra dove sono evidenti delle tracce di sangue legato a una precedente colluttazione, un ragazzo di 22 anni, anche lui cittadino statunitense, di stanza alla base USAF di Aviano. È stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso in volo all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni parevano molto gravi, poi nel pomeriggio sono migliorate, il 22enne non sarebbe più in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sull'episodio che potrebbe essere scaturito a seguito di una lite nata per futili motivi che ha visto un'aggressione con una bottiglia di vetro. Per il 24enne l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari. Una donna di 68 anni di Sutrio è stata soccorsa questa mattina sullo Zoncolano, dove si era recata insieme ad alcuni amici e parenti per raccogliere radicchio di montagna. Percorrendo un sentiero vicino alle piste da sci è caduta e ha battuto la testa riportando un trauma cranico e una ferita lacero contusa. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di passeggiata. La donna è stata raggiunta dal medico calato dall'elicottero sanitario e stabilizzata, è stata trasportata in barella fino alla strada e da lì in ospedale non è in pericolo di vita. Infortunio domestico nella tarda mattina di oggi a casa di Manzano. Un uomo che stava eseguendo lavori di piccola manutenzione nella sua abitazione era salito su una scala, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 3 metri. Nella caduta l'uomo ha riportato un trauma cranico ma è rimasto sempre cosciente. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 1.328 le persone registrate, 1.000 vale a dire il massimo possibile sulla piattaforma online, quelle che hanno partecipato ieri sera a Brindiamo con il Friuli Venezia Giulia, che ha chiamato a sé il mondo per il brindisi virtuale più numeroso di sempre, con tanti ospiti eccellenti, altrettanti calici di vini bianchi friulani. È intervenuto anche il presidente della regione Fedriga, che ha risposto così a Fede Tinto. Mi piaceva questo brindisi, la vita ci dà i problemi, ma la vite, se è friulana, ancora meglio, li allontana. Lo useremo come claim della regione, rappresenta lo spirito del Friuli Venezia Giulia, perché il vino, avete parlato di vino, ma il vino ha una parte di cultura del territorio, di storia legata al turismo, quindi non è semplicemente un bicchiere che si beve, ma una cultura che si conosce.
Bravo non solo il vino, perché avete dei prodotti che raccontano ogni metro della vostra terra. Adesso va di moda molto, e anzi penso lo andrà ancora di più con il coronavirus e quindi i nuovi modelli turistici, diciamo il turismo lento. Il Friuli Venezia Giulia, per esempio, a me sorprende sempre. Io adoro il frico, chi non lo conosce deve mangiarlo. Ma è proprio uno dei miei piatti preferiti. Ma la cosa magnifica è che uno va da un paese a un paese e trova un frico diverso. Perché proprio la cultura, come si è sviluppata anche nelle piccole comunità, ha fatto il frico è sempre il frico, ma fatto in modo diverso, che ha sapori diversi, ed è una cosa magnifica. Quindi uno conosce veramente anche da questo come si è sviluppato il territorio, la cultura, le comunità, mangiando anche un piatto tipico che devo dire oltretutto invito tutti a prendere. Abbiamo parlato di riaperture in questo telegiornale, le partite dalle quali si preparano anche i musei. Vediamo per Udine che cosa accadrà. Il Comune di Udine prepara l'apertura dei musei cittadini nella consapevolezza, spiegano, che si costituiscano tutti gli effetti servizi pubblici essenziali, ma anche in questa fase il tutto si farà con prudenza, gradualità e in coerenza con il principio di massima precauzione. Così ha spiegato l'assessore della cultura Fabrizio Cigolotte, convinto che riaprire seppur gradualmente le sedi museali e per prima quella del castello in una situazione generale così difficile abbia un forte significato per tutto quel che di positivo rappresentano per la città, senza dimenticare le decine di lavoratori coinvolti e il ruolo di supporto turistico, specie in quest'anno in cui ricorre il 250° anniversario del Tiepolo, al quale è stato dedicato uno specifico progetto. La data della riapertura che si prospetta è quella di giovedì 28 maggio per le collezioni del castello, una data che si allinea a quella prevista per gli altri musei regionali, che anticipa di qualche giorno quella delle sedi nazionali. Nelle settimane successive, quindi, si prevede la riapertura di Casa Cavazzini, 11 giugno, e poco dopo di Palazzo Giacomelli, sede del Museo Etnografico. Gli orari e le modalità di ingresso ed uscita, la gestione degli spazi e ogni altro aspetto organizzativo saranno stabiliti dalla Giunta nei prossimi giorni. È tutto, io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro un buon proseguimento di serata.